fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Iniziamo la nostra preghiera con il Salmo 149, intitolato Festa degli Amici di Dio. È uno dei tre salmi della domenica prima settimana alle lodi mattutine, cantato anche durante le solennità e quindi anche durante questa ottava di Pasqua. È un salmo che ci invita a cantare al Signore un canto nuovo. È il canto della vittoria, il canto della gioia, ma soprattutto il canto dell'uomo che è stato rinnovato dalla risurrezione di Cristo. E invita i fedeli a sorgere lieti dai loro giacigli, cioè a svegliarsi con il cuore già pieno di gioia, portando le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Non preoccupiamoci, non è un invito alla violenza quel riferimento alla spada a due tagli. Nella lettera agli Ebrei si dice che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio che entra in profondità, nelle giunture, nelle midolla, cioè alzarsi con la parola di Dio significa già dare un orientamento alla nostra giornata. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetri gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro, per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ieri abbiamo letto il brano di Luca 24, l'episodio dell'apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus, ma solo la prima parte. E ci siamo soffermati fino al momento nel quale Gesù, dopo essersi accostato, dopo aver dolcemente rimproverato questi discepoli, spiega loro le scritture, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, indica ciò che in quei testi si riferisce a lui. Leggiamo ora la seconda parte dell'episodio dei discepoli di Emmaus. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Questo brano davvero è una catechesi pasquale, fatta alla prima comunità cristiana dall'evangelista Luca e che raggiunge anche noi dopo circa 2000 anni. È una catechesi che ci dice che il Signore Gesù è presente e si fa riconoscere nella parola.
cominciò da Mosè ai profeti a riferire ciò che lo riguardava. E abbiamo visto ieri come fa questo lungo la strada. È bello sentire la reazione dei due di Emaus, che quando Gesù e non è più sotto i loro occhi, dicono: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre egli ci parlava? La parola di Dio, se ascoltata profondamente, ci fa ardere il cuore nel petto, ci fa sentire cioè realtà vere, realtà che toccano il cuore, che sono capaci di cambiare la nostra esistenza e aprirla ad un orizzonte di bene, di speranza, di gioia. Quando ci fidiamo della parola di Dio e quando comprendiamo che la parola di Dio raggiunge la sua pienezza in quello che Gesù ci dice, ecco, la nostra vita si trova sulla strada giusta, sulla strada della Pasqua. Ma poi, mentre Gesù sembra voler proseguire, i due di Emmaus lo invocano con quelle bellissime parole che ho commentato nel messaggio pasquale alla diocesi: resta con noi perché si fa sera. I due sentono di non poter fare a meno di quella persona che li aveva accompagnati. Questa persona ha riacceso in loro il fuoco della speranza e la sua presenza è più che necessaria perché si fa sera. Non è solo un riferimento ad un'ora del giorno, è un riferimento anche a tutto ciò che può significare la notte, le tenebre, il timore di rimanere ancora senza la luce. In fondo invocano Gesù come luce che rimanga accanto a loro. E Gesù, sedendosi a tavola, compie un gesto che permette ai due di Emmaus di riconoscerlo. Quando fu a tavola, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ricordarono certamente le tante volte in cui Gesù, avendo presieduto la mensa degli apostoli, compiva questo gesto, ma il richiamo è chiaro all'ultima cena, quando Gesù, nello spezzare il pane e darlo ai discepoli, disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Indicò che cosa sarebbe stata la sua passione e morte con un gesto profetico, non un semplice morire, ma un dare la vita, simile a quello di chi dà il pane per nutrire gli altri. Scompare dalla loro vista. E ci dice che se c'è quel pane, c'è già una presenza, la presenza di Cristo. Vedete, cari fratelli e sorelle, in fondo Gesù risorto rimane accanto a noi in una maniera molto ma molto vicina, quanto meno ce l'aspettiamo forse e ci riflettiamo molto poco. Rimane in mezzo a noi nella celebrazione eucaristica. Perché per noi è importante la messa? Perché è la presenza di Cristo risorto che rinnova il suo sacrificio e ci dona il pane e il vino facendoci suoi commensali. Per questo non c'è nessun altro rito che può eguagliare l'Eucaristia, perché lì è Cristo che si dona. Ricordo che da ragazzo al catechismo, doveva essere la quinta elementare o la prima media, non ricordo bene, ho compreso la messa quando una catechista mi ha spiegato questo brano in una maniera molto semplice, facendomi vedere che in fondo la messa non è altro che questo incontro con il risorto, nello stesso ritmo dei discepoli di Emmaus. Gesù si fa vicino a noi, Gesù ascolta le nostre lamentele, ascolta ciò che blocca la nostra vita, il richiamo all'atto penitenziale. Gesù ci spiega le scritture a partire da Mosè, la liturgia della parola con i brani dell'Antico e del Nuovo Testamento e con il culmine nel Vangelo, e poi la seconda parte della messa, la liturgia eucaristica, nella quale lodiamo il Signore e viviamo il momento dell'Eucaristia. Resta con noi perché si fa sera, e riconosciamo poi Gesù nello spezzare del pane.
Se noi vivessimo l'Eucaristia come l'incontro con Gesù risorto, forse la cercheremmo di più, forse non rischieremmo di annoiarci, lo sentiremmo vicino. Lo dico soprattutto a coloro che fanno un po' fatica ad andare a messa. Ricordatevi che la celebrazione eucaristica è incontro con il risorto e che il Signore è presente in mezzo a noi in tanti tanti modi, ma in una maniera eccezionale e unica nell'Eucaristia. Voglio ricordarvi le parole del Concilio Vaticano II, che nella Costituzione dogmatica sulla liturgia, la Sacrosanctum Concilium, dice dove Dio è presente. Dice: Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro, egli che offertosi una volta sulla croce offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti, sia soprattutto sotto le specie dell'Eucaristia. Quel soprattutto fa la differenza, in latino dice maxime, cioè in massimo grado, soprattutto nelle specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, di modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, lo abbiamo detto più volte, già che è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda lui che ha promesso: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. E noi aggiungiamo, facendo tesoro, lo abbiamo detto tante volte in questo tempo, è presente anche nel povero, nel sacramento del povero, la presenza di Cristo. Quanto è importante per noi venire a contatto con il risorto e accettare che Egli ci accompagni lungo la strada. Io spero che in questi giorni in cui non c'è possibile partecipare all'Eucaristia, ma solo seguirla via streaming o via TV, tutti quanti noi sentiamo il desiderio di riscoprire la celebrazione eucaristica e di riscoprire che lì c'è il risorto in massimo grado. Vedete, tante volte l'arte ha voluto raffigurare la risurrezione, Gesù che esce dal sepolcro con una bandiera in segno di vittoria, ma ricordiamoci che i Vangeli non ci presentano mai Gesù in questa postura, in questo modo, nel quale anche in maniera molto popolare sono state confezionate tante statue del risorto che prima stavano nelle nostre chiese. Gesù nei Vangeli ci appare come colui che incontra il giardiniere, che incontra Maria di Magdala, colui che appare ai discepoli e, ascolteremo domenica, mostra le sue piaghe anche a Tommaso incredulo. Ma forse la manifestazione più bella di Gesù risorto è quando si siede a tavola con i suoi e spezza il pane. È la rappresentazione che rimanda subito ad una realtà, la realtà della Messa. Oggi, miei cari, 16 aprile, non posso fare a meno di ricordare un evento che ho vissuto 5 anni fa con i sacerdoti e i seminaristi del seminario regionale di Molfetta, a Barletta. Nel pomeriggio Monsignor Picchieri ordinò un giovane malato di cancro, Salvatore Mellone. Lo ordinò nella sua casa perché non aveva le forze per andare in chiesa. Io credo che quella sia la più bella celebrazione di ordinazione a cui ho partecipato, perché quel sacerdote, quel giovane sacerdote, stava offrendo davvero tutta la sua vita. Il suo più grande desiderio, quando seppe che non c'era più nulla da fare e che andava incontro alla morte, fu ordinato il 16 aprile e morì il 29 giugno, il giorno dei Santi Pietro e Paolo. Il suo più grande desiderio fu quello di rispondere alla sua vocazione e di essere ordinato presbitero. Diceva: per me
Anche celebrare una sola Eucaristia significa realizzare quella vocazione per la quale il Signore mi ha chiamato. E con gioia celebrò l'Eucaristia. La celebrò, ecco, negli ultimi giorni nel suo letto, così come poteva, e non si riusciva più a distinguere colui che era il celebrante sacerdote e colui che si offriva, Gesù Cristo, perché ormai Don Salvatore offriva se stesso. Questo ricordo di un uomo che nella sua giovinezza ha sperimentato il dolore e la morte, ma la gioia di donarsi, mi spinge oggi a pregare per tutti i sacerdoti, perché abbiano sempre la gioia di celebrare l'Eucaristia. La vivano come l'atto più grande della loro vita, che illumina le loro giornate. E mi spinge anche a pregare per i seminaristi e per i giovani che sono in discernimento vocazionale, perché non abbiano paura di donare la loro vita al Signore, per essere essi stessa, essi stessi offerta d'amore a Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ci affidiamo, come ogni mattina, alla Madonna di Ripalta. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie ed amarezze. Noi perciò in te confidiamo. Stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'orto, ove siedi pietosa, a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima, Salute degli Infermi, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Potito, prega per noi. San Trifone, prega per noi. San Clemente, prega per noi. San Leone di Ordona, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. San Francesco da Paola, prega per noi. San Rocco, prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Prima della benedizione, vi ricordo che questi pomeriggi alle ore 18 c'è il rosario a seguire la Santa Messa, trasmessi via streaming dal Santuario della Madonna di Ripalta. Mentre sabato prossimo il rosario sarà alle 18:30 e la Santa Messa da me presieduta alle 19. È il giorno in cui avremmo accolto qui la Madonna e ho voluto che la diretta non fosse solo streaming, ma anche attraverso Teledeon, in modo tale che un maggior numero di persone possa seguirci. Poi voglio segnalarvi l'incontro che si è tenuto ieri sera e che potete trovare sulla pagina Facebook della Diocesi, l'incontro organizzato dall'Ufficio di Pastorale Sociale, nella quale abbiamo riflettuto
su quello che ci aspetta dopo il periodo di queste necessarie restrizioni del non poter uscire e anche delle modalità belle per poter gestire questo tempo. È intervenuto il direttore dell'Ufficio di Pastorale Sociale, l'avvocato Gaetano Panunzio, e una psicologa, la dottoressa Merini, che ha dato degli ottimi consigli. Vi invito a ritornare su questo programma che potrà certamente aiutarci a fare bene. Ecco, poi dalla prossima settimana riprenderemo i ritmi dei nostri momenti diocesani e credo anche che le nostre parrocchie abbiano dei momenti loro che continuano a formare e a farci pregare. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza.